Da Cuneo a Bologna, Olimac presente in fiera all'EIMA 2022, qual è il significato della vostra presenza qui? Ma allora, EIMA per noi è una fiera molto importante perché è una fiera internazionale dove ospitiamo e riceviamo molti dei nostri clienti. Noi siamo un'azienda a livello internazionale, però siamo molto legati comunque al territorio italiano, esportiamo il 98% dei macchinari che facciamo e solamente il 2% in Italia, quindi però vogliamo essere presenti nel territorio. Avete delle novità produttive o aziendali che portate qui oggi? Sì, qui in azienda portiamo le nostre macchine a mais che sono Drago GT e Drago 2. Le nostre macchine a mais si differenziano principalmente per i piatti spannocchiatori a regolazione automatica, quindi quando i piatti incontrano lo stocco, loro si autoregolano con lo stocco che trovano. Questo per evitare la perdita di chicche e pannocchie. Un'altra innovazione che abbiamo qui in fiera è il Drago Gold, che serve per la raccolta del girasole. Inoltre il Drago Gold è stato premiato qua a EIMA l'anno scorso per il kit idraulico, di trincia stock idraulico, dove noi possiamo trebbiare un'altezza di 1,5 metri e trinciare all'altezza del suolo. Cosa c'è invece nel futuro di Olimac che parte da qui e guarda avanti? Ma allora, il nostro motto è sempre stato quello di innovare per crescere. Nel nostro stabilimento ipertecnologico abbiamo è super robotizzato, quindi abbiamo macchinari che ci consentono di ottenere il meglio per i nostri clienti e ai nostri macchinari. Riconosciamo comunque che la nostra più importante risorsa siano i dipendenti, della quale noi adesso siamo in più di 200 persone in azienda, quindi è la nostra principale risorsa e della quale ne siamo molto contenti. Un'azienda storica sul territorio che anche da questo punto di vista, quindi da quello del lavoro, impiega molte persone e ne impiegherà ancora. State cercando delle figure, siete in continua ricerca. Quali sono le figure ricercate in Olimac? Sì, noi siamo in continuo sviluppo. Da poco abbiamo iniziato un ampliamento del nostro capannone, che da 20.000 metri quadrati, che passerà in un futuro a un 45.000 metri quadrati. Quindi il nostro volere è sempre quello di innovarci, di crescere sempre di più.